Buonasera e ben trovati a BNI Givers Gain Economia Collaborativa. In questo programma di otto puntate, vogliamo raccontare la storia degli imprenditori che aderiscono a BNI Maiolic, Ma più che altro, vogliamo raccontare una bellissima storia di una mostra straordinaria che è al Palazzo del Podestà di Faenza, denominata Faenza Fayence Biciclette verso il Tour de France, con grandi atleti del passato e del presente che hanno portato alcuni dei loro oggetti preziosi che hanno vinto grande, eh, grandi gare, grandi corse eh, ciclistiche e hanno portato avanti il nome di questa terra. Salutiamo in questa puntata al centro Valentina Zanzi, una grande ciclista, poi parleremo delle sue vittorie. Di fianco a lei c'è Alessandra Badiali, operatrice in kinesiologia. Emozionale RD, un termine lungo, scusatemi se l'ho detto un po' così eh, maccheronicamente, ma lei ci spiegherà cosa fa. E poi c'è Luigi Vantangoli di Atena SRL. Vorrei parlare proprio subito con Alessandra. Che cos'è la kinesiologia emozionale? La kinesiologia emozionale è uno strumento che mi permette di lavorare con le persone solo sul piano emozionale, dove ci sono dinamiche di natura emozionale, stress, situazioni pesanti o ricorrenti è una chiave particolare di lettura attraverso un protocollo che ha tutto un suo proseguimento, mi dà la possibilità di arrivare al punto in cui la persona ha bloccato diciamo, un ricordo, un'emozione, che le impedisce comunque di, di tornare a un pieno riequilibrio energetico. Hai parlato di strumento, però non ci sono strumenti meccanici, ma no, fisici. C'è solo uno strumento fisico che è il test kinesiologico. Mi servono due dita della persona e attraverso questo io comunico con la sua mente non consapevole, quindi con tutto quello che è sotto la sua mente e che, la zona che comprende un po' tutte le informazioni, tutte le cose che la persona ha vissuto, quindi c'è tutto all'interno e questa è la chiave che mi apre quella porta lì. Abbiamo presentato Alessandra, presentiamo anche Luigi Vantangoli che si occupa di Atena SRL. Cosa fate? Atena è una società di ricerca e lavora sulla biotecnologia e da circa 15 anni facciamo ricerche sull'elemento acqua in tutti i suoi stati, sia quello che troviamo in natura, H2O, e sia quella biologica. E quindi produciamo dei dispositivi che interagiscono con l'acqua nelle sue varie forme. È una fonte di energia anche l'acqua straordinaria, no? È una forma incredibile, e tra l'altro stanno venendo fuori delle scoperte anche come produrre energia elettrica dall'acqua senza consumarla. Fra i tanti pannelli che vedete sullo sfondo dell'inquadratura del totale, ce n'è uno naturalmente dedicato a Valentina Zanzi, con due maglie. Che maglie sono? Una è quella di campionessa italiana che ho vinto quando ero allieva nell'inseguimento a squadre su pista e una è una maglia europea vinta nel team relay su strada all'europeo di due anni fa Complimenti, poi sei giovanissima, non hai ancora fatto vent'anni <ride> No, sono abbastanza 19 giovane 19 da però, poco Esatto, però comunque sono state grandi soddisfazioni che ho avuto nel mio percorso e spero che ce ne saranno ancora. Senti, c'è anche una frase in quel pannello che parla di sacrificio, di difficoltà. L'atleta si vede nel momento di difficoltà, inizia così: questa frase, ma eh, te hai fatto già momenti di difficoltà, quindi hai, hai già fatto una frase così, hai già scritto una frase così importante. Sì, il ciclismo è sacrificio in primis e quindi bisogna dare tutto se stessi per raggiungere gli obiettivi che uno si, cioè si punta e quindi. È sacrificio che non è solo la salita il sacrificio no è rinunciare ad uscire certe sere comunque fare la vita d'atleta per ottenere i maggiori risultati la vita d'atleta cosa corrisponde tante ore di allenamento e appunto la, 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 il mangiare eh, abbinare il tempo giusto alla scuola le ore di sonno giusto esatto è tutto un mix che contribuisce alla performance Infatti bisogna curare ogni minimo aspetto per eh, ottenere questi grandi risultati. I risultati sono arrivati. Sì, quello più bello. È stato il campionato mondiale eh. di anno scorso, dove ho fatto terza nella corsa punti su pista. Bronzo. Beh, è una cosa bellissima, no? È stato un bronzo molto mm, è stato non cercato, inaspettato ed è stato quello più bello, causato da vari problemi fisici durante la stagione, quindi è stato quello più soddisfacente. Quante ore ti alleni al giorno? In media due ore e mezza, tre. Al giorno, più le gare. Allora, più le gare, arriva fuori la settimana con eh, abbastanza ore in bici. Però arrivano anche le soddisfazioni, come ci hai detto. Senti, hai conosciuto Alessandra Badiali? Sì, ho avuto una. Ho fatto recentemente una terapia, appunto, che mi ha fatto vedere non il suo mondo eh. per eh, comunque a livello fisico, come influisce. Mi sono trovata, ne ho visti i benefici. Ecco, non vogliamo svelare nulla perché c'è dell'emozione dentro, no? In questo non è un massaggio, non è un sì, mi ha disteso il muscolo, magari anche quello. Anche quello perché la tecnica che ha provato lei è proprio basata sul massaggio però assieme anche altre tipologie di lavoro. Quindi è una modalità che lavora sulla persona ma lavora anche sul piano emozionale e anche sul piano fisico. E quando si tratta di sport, lo sport è un'attività diciamo, un che eh, lavora per obiettivi e quindi ha un obiettivo da raggiungere per cui anche essere sempre alla fo in forma al 100%, avere sempre tutto a posto, tutto sotto controllo, riesce a mantenere questo status sempre, continuamente? Sì, no? Allora a volte può essere utile andare a vedere cosa impedisce alla persona, all'atleta, di raggiungere questo suo obiettivo. Quindi questa forma, non dico perenne, però essere a un buon livello sempre. Quindi ci possono anche essere delle dinamiche emozionali che in quel momento rallentano, Proprio l'atleta la, la, nella, nella sua capacità di ecco, percorrere. È risultati. più adatto, Alessandro, un eh, intervento di kinesiologia? a uno stress emozionale o può anche essere adatto a uno stress fisico. Penso a un affaticamento, penso a un recupero da infortunio, penso anche a un dolore che a volte può essere anche banalmente passaggero. Quello è meglio fisioterapista, è meglio eh, il, masso, il massaggio tradizionale. Allora, quello che faccio io può andare in abbinamento anche con altri professionisti. Chi lavora sulla parte fisica, se è un problema fisico, assolutamente eh, si deve rivolgere al professionista. In abbinamento, un lavoro sul piano emozionale può essere d'aiuto per un riequilibrio più veloce perché se lo stiramento, il dolore, eh, la ripresa da una caduta magari ha causato uno stress alla persona, all'atleta ha paura di montare in bici perché magari deve rifare quel percorso che l'ha fatto cadere due anni prima, per dire. Può avere comunque delle resistenze, quindi andare a sciogliere questa, questa difficoltà per proprio lasciare libera la persona di riequilibrarsi al 100%. Quanto dura questo intervento? È un intervento da una seduta o è meglio fare più sedute? Allora, io testando la persona riesco a capire se è sufficiente il lavoro fatto o se necessita qualcos'altro. Perché comunque non sono io che decido, ma il sistema della persona. Io testo sempre con col test kinesiologico con lo ring che mi dice sì ok siamo a posto oppure necessita altro. A volte può anche eh, succedere che a fine di una sessione l'equilibrio emozionale è avvenuto, però la persona per riequilibrarsi al 100% ha necessità di avere altro e poi si testa, magari può essere anche l'intervento di, di un professionista, di un'altra tipologia di servizio che non sono io, perché questa non è un'attività sanitaria. Però, ripeto, può lavorare in abbinamento a tante altre tipologie. Ed è adatto un po' a tutte le età, perché è venuta Valentina, sì, sì, quindi sì, non è questione di giovani, meno giovani, no. eh, stressati o meno. Da zero anni fino Ha fatto male Valentina? No, no, è stato rilassante molto. <ride> no, era per scherzare, perché come dice, eh, pensa chissà che cosa succede, invece è stato anche rilassante. No, no, è stato molto rilassante, mi sono proprio sentita rilassata subito dopo il massaggio quindi è, è stato piacevole è stato piacevole, bene torniamo dopo andiamo da Luigi Mantangoli cosa c'entra Atena con lo sport? più che altro perché hai portato due solette rigorosamente gialle perché passa il Tour de France da Faenza? allora perché nelle nostre ricerche nel campo della biologia abbiamo... Mh, fatto dei test che hanno dato risultati molto interessanti. Il nostro know-how consiste nell'imprintare informazioni all'interno di masse metalliche che possono essere d'alluminio o d'acciaio inossidabile, risiedono all'interno e vengono prelevate in questo caso dal biocampo della persona. È un po' il concetto dell'hard disk, la persona è l'hard disk e la nostra informazione, il dispositivo, è il CD che viene letto, viene letto dall'omeostasi del corpo e queste informazioni se le trova utili vengono elaborate e messe eh, finalizzate, se non le trova utili non vengono prelevate, quindi non hanno mai alcuna controindicazione. Un esempio pratico ce lo puoi sì. dire, cioè uno si è messo le solette e è andato a correre o a pedalare. Cosa arriva? Dove arriva? Come viene monitorata questa attività? Allora, abbiamo fatto diversi test negli ambulatori di medici sportivi e siamo arrivati quindi a due informazioni sotto il piede. Una è sotto l'arcata plantare, l'abbiamo chiamata P perché dà immediatamente una postura più equilibrio. Per esempio questa informazione l'ha indossata per tre anni il campione del mondo di motocross Cairoli prima di chiudere la sua attività e ci raccontava che mettendo le informazioni sotto i piedi prima della gara saltava a destra e a sinistra nello stesso modo. Diversamente qualunque pilota non ha lo stesso equilibrio dalla stessa parte. Poi siamo arrivati a queste che si chiamano S, stanno per sport, proprio perché sono sotto l'alluce e riattivano nel giro di pochi minuti i flussi energetici. Di tutti i meridiani del corpo. Lo sportivo si ritrova con un'energia più organizzata e la spende meglio. Quindi non è un apporto di energia, ma è un'organizzazione della propria energia. Mi sembra così semplice, anche per me che ho male, sia alla luce che all'atlante. No, adesso a parte le battute, può andare bene anche a un comune cittadino che deve camminare o è più adatto allo sportivo? Allora, eh, al comune cittadino raccomandiamo solo la P di postura mentre chi fa attività sportiva può integrare con le informazioni per riattivare i flussi energetici. Eh, vanno bene, come diceva Alessandra, da zero anni fino a oltre cent'anni. Dove li troviamo queste? Abbiamo queste... organizzato un piccolo sito di e-commerce che si chiama mondobenessere.org. Molto interessante, no? È una miriade di informazioni aggiuntive e questo parte da Atena. Sì. sì, complimenti, sì. però l'acqua qui non c'entra. C'entra l'acqua biologica, noi ah. siamo fatti al 99% di molecole d'acqua. Complimenti in queste continue ricerche di Atena, è sempre una scoperta. Valentina, abbiamo parlato di questo grande terzo posto, questo bronzo, parliamo anche delle prospettive, poi concluderemo parlando della mostra. Cosa, su cosa stai lavorando, o quali sono i prossimi impegni? Uh, adesso stiamo preparando l'Europeo su pista, che è il prossimo obiettivo a breve, e poi vediamo lungo la stagione gli obiettivi più importanti anche in base al, a come sto e lavorare piano piano, gara per gara. Come stai adesso? Bene. Sì, no, adesso bene. <ride> Quindi adesso mi concentrerò sugli europei di pista e poi andremo avanti con le prossime gare. Come nasce la passione per il ciclismo? Ti sei svegliato una mattina? No, la passione per il ciclismo è nata abbastanza in modo strano perché io nessun familiare che andava in bici, se non mio cugino che correva a livello proprio così per divertirsi. E una volta l'ho visto allenare i bambini piccoli alla Faentina, appunto, squadra di faenza, e di lì ho detto: perché non provare? E di lì è, nato, è nata questa passione. Questa mostra, hai visto al volo il tuo pannello, hai visto anche altri giovani meno giovani che sono presenti? È una bella mostra. Sì, no, è stata organizzata davvero molto bene, è stata allestita davvero in un modo. Soddisfacente anche a livello personale per gli obiettivi che uno ha raggiunto durante tutta la propria carriera partendo dai giovani ai più vecchi, ed è stata davvero messa bene come mostra. Alessandra, parlavi del test, no? Mi facevi vedere come, come fai. Ecco, e da questo test capisci quali possono essere le problematiche. E poi, dopo, come decidi dove fare, se fare un massaggio e di che intensità e come viene svolto questo massaggio? Allora, ehm, il massaggio che, che ho praticato a Valentina è una delle eh, possibilità di lavoro che ho, si chiama Tocco Quantico e eh, mi dà la possibilità di lavorare su tre piani della persona: su un piano fisico, perché è un massaggio solo rilassante. Su schiena, spalle, collo, viso e testa, eh, utilizzo di oli essenziali che lavorano su un piano sottile e una, con una tecnica di integrazione energetica che si chiama quantica, che lavora su delle informazioni coerenti. E qui mi avvicino un attimo al mondo anche di Luigi, perché sono molto vicini i nostri mondi. Anche per me, l'acqua negli strumenti che utilizzo io è molto importante: l'acqua proprio corporea, l'acqua della persona perché è uno dei parametri che io controllo nella persona e la persona deve essere idratata nella maniera giusta. Poi eh, il test mi permette di eh, verificare attraverso il sistema della persona quello che serve. Non sono io che decido, ma è il sistema della persona che mi guida. Io ho il mio strumento, ho diversi punti, diciamo così, in cui posso andare a vedere, ho diverse tecniche di integrazione che mi permettono di trovare quella che serve alla persona in quel momento per sciogliere. Quella, quel nodo emozionale, ma non lo scelgo io, io testo, lo testo alla persona e quindi arriva quello che serve alla persona. Un nodo emozionale può essere anche un blocco fisico, cioè può causare un blocco fisico? Allora, eh, noi siamo messi, funzioniamo così, in alto c'è il piano energetico della persona, poi c'è il piano emozionale, il, il piano chimico, biochimico, che è quello dei nostri organi interni e sotto c'è il piano strutturale, quindi a cascata quello che succede nel piano più alto va nel piano successivo. Quindi quello che ti succede a livello emozionale può andare prima nel piano chimico, biochimico e poi dopo sul piano strutturale. Per cui, che uno si creda o meno, quando c'è un problema fisico, la natura è sempre emozionale o energetica a seconda di se è nel piano superiore. Luigi, pensando all'acqua, inevitabilmente in questo territorio ci tornano in mente le giornate di maggio del 2023. E... Mi viene in mente una battuta, può essere una battuta anche scorbutica, antipatica, scomoda, tanta acqua mal utilizzata, anzi distruttiva, quando poteva essere un'energia positiva. No? Allora, come Atena, cosa avete pensato? Tu, Luigi, cosa hai pensato in quei giorni? Beh, io da quando, grazie anche al team di scienziati a cui ci stiamo rivolgendo da vent'anni a livello internazionale... Da quando ho iniziato a scoprire questo incredibile elemento, lo sto apprezzando in tutte le sue manifestazioni. Eh, L'acqua è sicuramente la vita di questo pianeta, non solo permette la vita, ma è la vita. Eh, tra l'altro, le cellule, le molecole d'acqua, quando si aggregano fra di loro, sono su una lunghezza d'onda che corrisponde alla circonferenza terrestre. Quindi è veramente un qualche cosa di, di straordinario. Quando vedo l'acqua muoversi in modo così importante mi rendo conto di quanto noi siamo così piccoli di fronte alla potenza della natura. Possiamo inventare qualunque cosa vogliamo, ma la natura poi è sempre in grado di riequilibrare. Purtroppo a volte i riequilibri sono un po' traumatici. Bisogna entrare in questo nuovo modo di pensare consapevole. Più noi alteriamo un equilibrio, più la natura si sforzerà di riequilibrare le cose e credo che quello che è successo faccia parte di questo sistema naturale io penso sempre all'acqua e al medico medico comunque l'allenatore, qui guardo Valentina che dice devi bere due litri d'acqua al giorno almeno d'estate anche tre Cos così Valentina? Confermo devi riidratarsi ri ri quindi anche voi avete la famosa borrazza non c'è più nelle biciclette Sì, c'è la... non la portate più No, no, io per come sono fatta io bevo tanto, quindi il mio allenatore su questo è sereno e tranquillo e non si deve preoccupare, però è importante. Acqua sola o va messa anche integratore? Dipende da cosa bisogna fare, sicuramente sali minerali ti aiutano anche perché sudando molto bisogna reintegrare i sali minerali che uno perde e. Sostanzialmente è quella la cosa principale, però anche acqua e basta, fa molto. Di Luigi si può mixare con nell'acqua qualcos'altro, i sali minerali, lo zucchero o non si può toccare l'elemento. No, no, l'elemento non per niente i biologi sanno che è un solvente, per cui è in grado di sciogliere tantissime cose, certamente poi vanno usate nel modo giusto e intelligente per produrre miglioramenti al corpo. Alessandra, bevendo tanto evitiamo tanti problemi? Sì, evitiamo tanti problemi e soprattutto... Un po' quello che volevi dirci prima, no? l'acqua, il bere, io faccio bere anche... Sì, faccio bere alle persone perché, ripeto, per me è un parametro di verifica. Però verifica l'acqua, mi dicevi, eh, ha due valutazioni. L'acqua ha due valutazioni, può essere considerata come alimento o come aliment elemento? Alimento l'acqua addizionata con l'acqua qualunque, anche solo una goccia di limone, un po' di zucchero, anche una tisana, mi faccio una tisana così bevo qualcosa perché bere l'acqua da sola sinceramente non mi va. In realtà eh, quando l'acqua è addizionata ad una qualsiasi altra sostanza il nostro corpo la recepisce come alimento e quindi viene processata come tale. Invece l'acqua pura il nostro corpo la processa come elemento, quindi va proprio a nutrire le nostre cellule che sono fatte per la maggior parte d'acqua. Tra l'altro l'acqua essendo un um, come si dice, trasporta anche l'elettricità, quindi serve a trasportare le informazioni ma anche gli impulsi nervosi, che sono quelli che a me servono proprio attraverso il test kinesiologico e quindi eh, passano meglio le informazioni, c'è cioè il, il fisico della persona, comunque la struttura della persona funziona molto molto meglio. Tra l'altro ti fermo un attimo eh, sì. Maurizio, perché Valentina, come ha testato me, ha testato anche Luigi. Ah, questo dici Valentina? Sì, no, ho riscontrato quello che lui ha detto, ovvero che in discesa non avevo un equilibrio pari a destra a sinistra. Con le solette con, le sole, con la P e la S. Se, no, senza, senza la P e la S. Ah, Mettendo sì. la P e la S sotto i plantari ho notato questo miglioramento, ovvero questo equilibrio che mi ha aiutato cioè mi sta aiutando anche Luigi funziona non ne avevi dubbi adesso io scherzo <ride> però sentire l'atleta che ti dice che oltre a Cairoli che ci citavi prima è una bella soddisfazione perché immagino che l'avrai provato anche in breve tempo no in realtà è già da un po' che comunque po'. lo sto provando non tantissimo però i benefici li ho visti fin da subito, da subito. Luigi sì, i benefici sono pressoché istantanei. Con i test che abbiamo fatto con diversi medici sportivi, nel giro di 5, massimo 20 minuti si riattivano tutti i flussi dei meridiani. E come diceva Alessandra, eh, quello che volevo proprio integrare, lei l'ha detto, eh, la guaina che riveste le nostre terminazioni nervose, la guaina mielinica, è costituita di acqua praticamente se siamo idratati quindi le terminazioni lavorano bene e diamo gli impulsi in modo molto rapido se siamo disidratati c'è un rallentamento in questo complimenti siamo in chiusura ma la pacchettina come la chiami il dispositivo quantum ps quantum ps va messo per forza in una soletta qualsiasi però sì qualunque soletta per non qualsiasi... in un calzino a contatto con la pelle no perché viene letta fino a un centimetro e mezzo di distanza dal corpo, quindi si attacca sotto la soletta che è la cosa più comoda. È più comoda, nel calzino sarebbe scomodo perché non rimane nella posizione giusta. Bene, siamo in chiusura. Ho due domande velocissime proprio ad Alessandra e Luigi che fanno parte dei BNI Maioliche. Non l'ho chiesto, come vi sembra questa mostra che BNI Maioliche sponsorizza. È molto bella, molto bella, proprio è una, un passaggio partendo dai giorni nostri fino ad andando nel passato, poi non c'è solo ciclismo perché ho visto che comunque c'è anche la, la bici della, del panettiere. Della storia. Della storia. Luigi? Sì, altrettanto, sono in mente i ricordi da bambino, visto la mia età eh, per esempio guardando la, la, la bicicletta dello, dello Spazzino con il doppio bidone, mi ricordo proprio che frequentava le strade di Faenza, raccoglievano le cose dalle strade, quindi è veramente molto interessante. Molto... Valentina, che effetto fa pensare al Tour de France che passa di qui? Mette i brividi perché, comunque, è una manifestazione davvero importante e passare da Faenza è proprio bello. Grazie a Luigi Vantangoli, a Tena Martina Zanzi, questa formidabile giovanissima ciclista, e a Alessandra Badiali, esperta in kinesiologia emozionale RD. Stavolta l'ho detto bene. Grazie. Buona serata a tutti, arrivederci.